Start 2-1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su The Descent, un gioco uscito ad inizio gennaio di quest'anno, costa 7,59, quindi un prezzo super budget. È un horror, un walking simulator con jumpscare. E come faccio in questi casi? Di solito me lo gioco così, iniziandolo insieme a voi in video per vedere l'effetto che fa. Il prezzo è ottimo, la traduzione... Io vi ho messo la miniatura della lingua italiana, ma anche fare domanda a o su è spento, insomma, mi sembra tradotto un po' così, però essendo un walking simulator, vediamo la bontà del prodotto in modo in questo caso di dare un parere. Appena laureato in giornalismo, torno nella mia città natale, ossessionato dalle narrazioni agghiaccianti che avvolgono la miniera di Rockwell. Queste storie inquietanti perdurano da anni e la loro oscurità getta ombre sulla comunità. Attingendo alle competenze e alle conoscenze acquisite nei miei studi, sono ora pronto a svelare la misteriosa storia che nasconde i segreti della miniera. Mentre mi avventuro nel mio rapporto di indagine inaugurale incentrato sugli incidenti della miniera... tradotto un po' così, però vediamo. Graficamente carino. Ci sono del break news... con uno scomparso che ci si domanda se sia ancora vivo. Bello il materiale del quadro. E rumore di passi. E ora andiamo in auto. Sì, taglio non proprio cinematografico, ma va bene. I suoni no, devo dire che non sono affatto male. Praticamente era carino, ma animazioni paiono assolutamente inesistenti al momento. Vediamo. Per me F per la torcia elettrica, così vediamo anche il livello della luminosità. Ok, non male. Non abbiamo il corpo. Però i passi sono riprodotti abbastanza bene. Questa è l'auto su cui eravamo. Tab per l'inventario. Abbiamo... guardati attorno. Qua abbiamo un... possiamo passare... guardati attorno per trovare uno strumento per bloccare. Ok. Vediamo cosa troviamo. Questo è il cancello che... presumibilmente sia chiuso. Qua ci sono delle persone mancanti. Vediamo. John Patterson, 34 anni. Ok, polizia locale. Ok. Circostanze scomparsa. Minatore esperto. Ho visto l'ultima volta entrare nella miniera abbandonata il 15 ottobre 1950. Faceva parte di un turno di routine in miniera. Tuttavia non è tornato dalla miniera. Ok. Ma in che anno siamo ora? Perché guardando l'auto... siamo negli anni moderni, insomma. Diamo un'occhiata. Qua abbiamo Rockwell Mine, l'entrata della miniera. Qua ci sono delle casse, chissà da quanto tempo ferme qui. E questa è l'entrata. Dobbiamo cercare qua intorno. Vediamo, perché premendo... ok, no, premendo M si va solo nel menu qui, senza mappe. Qua c'è un traliccio. Sì, c'è la lanterna a petrolio. Ok, qua finisce. Quindi dobbiamo cercare dall'altra parte qualche oggettino per poter aprire. Dice, ci sono i bagni chimici. Qui ci sono altre persone scomparse. Vediamo quando è scomparso questo. No, è sempre John Bolton. Scomparso nel 50 anche lui. Sì. Sì, l'hanno visto l'ultima volta nel 50 anche lui. Breaking news, vediamo cosa dice questo. Salvamento a livello di una verità sorprendente. Preferita la miniera, si vocifera che contenga una storia oscura. Ok, sì, in pratica tutte le premesse di un horror che è pronto a farci saltare sulla sedia. Bisogna dare un'occhiata qua intorno aspettando di trovare un oggetto per entrare. Qui abbiamo trovato un'auto abbandonata.
il gioco ci dice di accovacciarci, quindi probabilmente c'è qualcuno. O possiamo dare un'occhiata all'interno dell'auto. Sì. Ok, c'è un tronchese. Delle cesoie, ecco. Allora, abbiamo trovato quello che ci serviva. Ci si può accovacciare, abbiamo visto. E adesso vediamo di andare ad aprire la porta che era qua. Il lucchetto, perlomeno. Vediamo come funziona anche l'interazione degli oggetti. Utile. Ok, un po' alla Resident Evil. Ok, apriamo. Ah no, cliccando apre. Ok, non c'è. Diario aggiornato. Indaga sulla miniera di carbone di Rockwell. Ok. Allora, 7,59 €. Si parla di un'avventura che potrebbe durare 2 o 3 ore, da quello che ho visto anche dalle recensioni. Potrebbe valere il prezzo. Dovete essere appassionati. Ok, fortunatamente mi sono girato, probabilmente c'era un primo jumpscare qua. Ovviamente sono giochi da fare al buio, di sera e con le cuffie. La miglior cosa che esce dalla miniera di carbone è il minatore. E questa è un'altra breaking news. Cacchio era. Si può aprire? No, ovviamente è chiusa. Noi così di punto in bianco veniamo in una miniera infestata e cerchiamo di capire. No, devo dire che il sonoro non è affatto male. Ho un altro documento. E sono tutte quelle breaking news. La miniera è stata chiusa. Qua analizzavano, sì, nel 51, 4 marzo del 51, scomparsa di oltre 100 minatori. Questa sembra una di quelle avventure che poi magari ci farà scoprire che sono tutti stati rapiti o sono delle entità. Porca miseria. Ok. Ho scoperto, rotando il mouse, che qua attivo la visuale notturna. No, tipo la telecamera con la batteria. Ok. Mi ha fatto spaventare, dico la verità. Adesso non la riesco più a togliere. Perché no? Ok. Mannaggia. Allora, questa... Io non ve lo spoilererò troppo, perché non voglio che, insomma, il gioco non costa tanto, non dura moltissimo, quindi non è giusto che ve lo mostri tutto. È giusto per farvi vedere un pochino com'è tecnicamente, sembra abbastanza semplice. Un'altra notizia. 10 minatori intrappolati nella miniera... Qua bisognerebbe leggere tutto proprio per immedesimarsi. Però è un gioco dove fondamentalmente... Cazzo. Avete sentito? Dove si vuole giocare con le proprie sensazioni e le proprie paure. Questo è il senso di giochi come questo. Però è caduto qualcosa, cioè si è sentito qualcosa. E il bello di questi giochi è proprio immedesimarsi in quello che sta facendo il protagonista. Ma è chiuso? È tutto chiuso, non si può passare. Non si può saltare? E dicevo, non mi aspetto un gioco dove ci siano delle boss fight. C'era qualcuno lì. C'era qualcuno lì e l'avete visto. Mi sta salendo un brivido lungo la schiena in questo momento. C'era qualcuno che mi spiava e si vedeva benissimo. Si apre adesso questa porta? Oh, è scappato di qua. Io... mamma mia, che brividi che ci sono. È il problema che questa porta qui non si apre.
è scappato di qua? E non siamo ancora nella miniera, ma siamo nella costruzione. Si sente? Respira. Adesso si apre. Io ho molta paura di entrare qui. Mamma mia, mi è venuta un'ondata di brividi, ma non tanto quanto i rumori di prima. Allora, investigate, sì, qua tradotto un po' così. Sì, investigare, lo so. Mi è passato appena addosso un fantasma. Vediamo. Sì, poi ovviamente subentra anche quella che è l'autosuggestione, quindi questo è chiuso. Adesso vado via tranquillo e cerco di accendere. Manca un classico fusibile. Manca un fusibile. Non si può fare niente, mi serve un fusibile. Non me lo dice, ma mi serve un fusibile. Ma sono dall'altra parte di dove ero prima. Ok, qua c'è una morsa. C'è un documento. Un gruppo di compagni di lavoro ci siamo avventurati. Sta scricchiolando qualcosa. Il compito era un'esplosione. Ok, circa 10 minuti dopo ho sentito il rumore assordante delle esplosioni. Quando i soccorritori finalmente raggiunsero il minatore, scoprirono che solo Harry Dogald era sopravvissuto. Non era più la stessa persona di una volta. Qualcosa era andato terribilmente storto in quelle profondità. Non posso fare meno di desiderare che ci fosse qualcosa che avrei potuto fare per loro. Come chiuso? Ma non si può andare di qua. Cioè, non c'è nulla qui. C'è un altro giornale. Sabotaggio. Sinistro complotto, la mia bannata. Ecco, vi lascio tutta questa lore di gioco. Che vi crea maggiore. Maggiore immersione. Perché ripeto, il gioco non costa per niente una grande cifra, quindi niente, a me non manca il fusibile, comunque non c'è niente da fare. Qua non si apre. Qua c'è una manovella che è... Io ho sempre paura dalle spalle. Anche qua si apre. Cioè, tutto sigillato qui. Dovrei tornare indietro. A meno che non trovo il fusibile qui da qualche parte. Di dietro c'è un tipo un montacarichi. Ci sono anche un sacco di ingranaggi. Bisogna recuperare il fusibile. Poco da fare. Qua sotto magari non c'è niente. Niente, no, dobbiamo uscire. Proviamo a andare via. Anche perché qua non vedo niente. C'è una scala. Continuiamo a salire. Secondo me lì dentro c'è il fusibile. Possono aprire i cassetti? Niente. Qua sotto mi abbasso, non c'è niente. Questo è un fusibile. Niente. Mi fa ombra. Devo rialzarmi. Ok, niente. E vediamo sotto l'ultimo cassetto. Niente. Qui. Ah, qua possiamo... No, non possiamo... Sì, col tasto destro si possono muovere le cose. Ok. E non c'è niente. Niente di niente. Questo? Niente. Torniamo giù e mettiamo a posto il fusibile. Non si può saltare giù? Sì, forse sì. Fantastico. E facciamo prima. E vediamo di accendere questo. Usiamo questo fusibile. Ok, abbiamo acceso, quindi... Ok.
Si è aperto. Si è aperta. Ma non c'era un ingranaggio fuori che spingeva la porta. Quindi c'è qualcuno che ci sta aiutando ad andare avanti. Ok. Questo. C'è qualcosa. Vabbè. Tecnicamente dovremmo salire qui. Credo. No, serve la chiave. Niente, bisogna ispezionare qua. Lì c'è l'uscita. Un foglio. I minatori si stanno ammalando a un ritmo allarmante. Uno di loro si è ammalato gravemente al punto di tentare un attacco ad altri oggi. Un piccone nelle mani di un malato può causare danni. Sì, ok, stavano anche impazzendo mentalmente. Va bene, andiamo a vedere cosa c'è di qua. E il fatto che non ho capito cos'era quel suono. Serve una chiave anche qui, ma non c'è niente. Non c'è niente di niente di niente. Qua c'è una porta però, che è chiusa. C'era un minatore. Chiaramente una visione di un minatore. La porta ovviamente è chiusa. Qua c'è un documento. Ok, incidenti successi sul lavoro. Qua non si apre, però abbiamo visto un... Si è aperta la porta. E qua ovviamente si può salire. Mamma mia. No, le sensazioni sono assolutamente buone, se è quello che volete sapere. Nel senso che i brividi li ho, per quanto sia tutto abbastanza particolare. Cioè, voglio dire, il più terrificante che ho provato finora è Songs of Horror e Visage. Qui, bene o male, te lo aspetti. Però sono tutte cose che con la realizzazione tecnica magari non sono evolutissime, quindi magari risultano un po' strane. Ma il fatto dei suoni, i suoni sono veramente fatti bene, i suoni sono veramente inquietanti. Inquietanti, stavo dicendo appunto, perché ho sentito un grugnire molto brutto. Questo è un altro documento. In questo regno contorto la morte sembra l'unica via di fuga da questo incubo. Ok. Non so dove andare perché sono salito da qui, ma qua non c'è più niente. Abbiamo visto un tizio però correre dall'altra parte. Quindi niente. Io ragazzi non voglio prolungarmi ulteriormente perché vabbè, adesso dovrei andare di là e cercare di capire cosa devo fare. Il gioco senz'altro non è male, perché il prezzo, ci si lamenta sempre del fatto che sono veramente prezzi alti e tante volte per il numero di ore i giochi hanno davvero un prezzo troppo alto. 7,59€, calcolando che è un prezzo intero senza sconti, mi sembra assolutamente onesto. E calcolando anche che comunque è un indie, non so se lo sviluppatore o gli sviluppatori siano in tanti o in pochi, però ecco, il gioco è assolutamente interessante e assolutamente adatto, dal mio parere, agli appassionati, appassionatissimi degli horror di questo tipo, dei walking simulator, dove si vanno a svelare misteri e leggere documenti. Fatemi sapere anche voi qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. Io vi saluto e vi rimando a un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!